stata la nostra vita nel cinema, però è passato poco tempo e quando mi ritrovo in una situazione del genere sono sempre un po' commosso. Sono commosso perché mi sembra incredibile che Carlo non sia seduto qua vicino a me, come abbiamo fatto per tanti anni, però lui c'è, sta qua, ne sono convinto. Allora, alcuni anni fa, dopo aver fatto un film molto grazioso che si chiamava Un matrimonio da favola, siamo entrati in contatto con Andrea Oswald, che sta qui, la quale ci ha fatto leggere una commedia di Ray Cooney, Out of Order, e questa commedia lei aveva i diritti perché era stata presa in Ungheria. E avevano fatto già tanti anni fa un film tratta da questa commedia che ha avuto un successo pazzesco in tutto il mondo, da Broadway e a Londra, a Parigi e in Italia, è stata rappresentata addirittura a Pechino, in Russia. E in Ungheria avevano fatto un film tratta proprio dalla commedia pura di Ray Cooney ed era stato il più grande, credo che ancora tutt'oggi, è il più grande successo in assoluto di botteghino mai ottenuto in Ungheria. Ha battuto Cameron, ha battuto Spielberg, ha battuto le guerre stellari, direi il numero uno degli incassi del cinema. Questa cosa naturalmente ci mise curiosità. Abbiamo letto la commedia e all'epoca stavamo facendo un film con Vincenzo Salemme, l'abbiamo fatta leggere anche a lui, e Vincenzo, che fondamentalmente nasce con il teatro, è regista e autore di teatro, si è innamorato perdutamente dei tempi, della struttura di questa farsa inglese meravigliosa. E abbiamo cominciato a fare una trasposizione in versione italiana, sempre con l'idea di andarla a girare a Budapest, dove Andrea, cosa che poi è accaduto, ha una piccola casa di produzione e ci ha dato una mano come service, per cui ha prodotto esecutivamente il film insieme a noi. Ci piaceva molto, però abbiamo cominciato a veicolare dai produttori e erano tutti un po' indecisi. Finché un giorno Carlo, non avevamo ancora trovato un titolo, ha trovato un titolo e mi ha detto: dice, guarda che bel titolo, Weekend a 5 Stelle, visto che la storia si svolge tutto in un albergo. Passa un giorno e ritorna e mi dice: ma il Weekend a 5 Stelle, per forza dobbiamo mettere dentro qualcosa che ha a che vedere con questa parola 5 Stelle così evocativa del mondo di una politica nuova che sta avanzando. A questo punto ci è sembrato tutto molto più semplice. Abbiamo cercato di contestualizzare la commedia, che era un po' sospesa, in qualcosa di molto più italiano, e abbiamo cominciato degli innesti abbastanza forti, mettendo, diciamo, una certa verosimiglianza della politica su questo copione. Poi Carlo si ammala, vuole fare questo film e entriamo in contatto con una casa di produzione che nasce come distribuzione, ma che ha deciso giustamente di cominciare una lunga, spero per loro, operazione produttiva, che è la Lucky Red. Alla Lucky Red piace molto e decidono di fare il film in un certo modo. Carlo sarà sempre peggio. E per cui sembrava che il film l'avremmo dovuto fare con la Lucky Red. Carlo ha sempre pensato, fino a 3-4 giorni prima di morire, di poter continuare a vivere. A un certo punto, però, siccome i tempi per fare questo film erano molto stretti, mi ha detto, dice, guarda, io credo che non ce la farò, per cui parlane con Marco Risi, che è il mio migliore amico, e chiedi se vuole farlo lui. Carlo scompare, Marco già l'aveva avvisato, e decidiamo di fare film. In questo frangente arriva quella che è la svolta definitiva. La Lucky Red mi dice che il film piace molto a Netflix, per cui entrerebbero anche loro in produzione come original Netflix, però chiedono una cosa: il nostro film era un film che poteva uscire a gennaio, a ottobre, Weekend a 5 Stelle, e
e loro ci chiedono di fare un film sul Natale, Natale al 5 Stelle. Io mi sono trovato per un lungo pomeriggio in un grande, con un grande dubbio. Con Carlo avevamo deciso di non fare più i film di Natale. Noi non abbiamo più, praticamente più fatto film di Natale, a parte un'incursione con Olé, ma dal 2000 non avevamo più fatto i film di Natale. E senza dirglielo, ma penso che lui fosse d'accordo comunque, ho detto sì. Perché ho detto sì? Perché mi sembrava che a 35 anni dal nostro primo film, Vacanze di Natale, ci fosse la possibilità di ritornare a essere centrali in un film di Natale con un grande salto in avanti, non più nelle sale, ma in questa enorme piattaforma che viene distribuita in 160-180 paesi. Era un modo per ritornare a fare film di Natale in una maniera diversa, ma soprattutto con la grande intuizione che aveva avuto lui di riportare il film di Natale a qualcosa di attuale. Cosa intendo dire? Senza saperlo, noi allora, con Vacanze di Natale, avevamo in un certo senso fatto un film buffo che poi ha avuto una fortuna immensa, è diventato addirittura di culto. Però in quel film c'era una fotografia abbastanza precisa, non studiata a tavolino, di cos'era l'Italia di quel momento, del 1983. Oggi se si rivede il film si può avere un'idea abbastanza precisa di chi eravamo. E credo che il film di Natale in un certo senso debba essere un po' così, deve nella sua leggerezza, nel suo stratificato obiettivo di contentare anche dei pubblici diversi, deve comunque raccontare un po' il nostro paese. Questo, a torto o a ragione, era stato annacquato nel corso degli anni. Per cui mi è sembrato in quel pomeriggio, compreso la decisione, che fare un film di Natale con una forte connotazione contemporanea della storia fosse qualcosa di straordinario. Tornavamo a fare un film di Natale che parla dell'Italia. Allora questo l'abbiamo fatto con grande leggerezza. Io ho fatto una versione finale, Carlo non può firmare la sceneggiatura perché non l'ha potuta firmare, era già deceduto. L'ho firmata solo io, l'abbiamo scritta diciamo all'85% insieme, ma ho aggiunto un 15% contestualizzando ancora di più questo sottotesto della politica. Detto questo, Marco ha portato dentro al film una forza di affetto e di esperienza, ritornando a fare la commedia, secondo me proprio ispirato da Carlo, ne ha seguito il ritmo, ne ha seguito tante cose, poi Marco ve lo spiegherà meglio. Ci tengo a dire che noi abbiamo fatto questo film, e questo mi piace molto, se io chiudo gli occhi e devo salvare qualche film che abbiamo fatto con Carlo, questo lo metto in quel gruppo lì, perché è un film che si riappropria di una delle cose assolutamente dimenticate dal cinema italiano ultimamente, il contesto storico del momento. Io penso che nel 2050, chiudendo gli occhi e ripensando al 2018, cos'è che caratterizza il 2018? Sicuramente l'arrivo di una politica nuova, a torto o a ragione, non deve essere il nostro giudizio moralista, in cui si fa la politica in un altro modo. Non si è mai parlato tanto di politica come in questo 2018, perché è cambiato tutto. Allora, avere nel 2050 un film di Natale leggerissimo, una farsa, che però in un certo senso, con un piccolo sottotesto, racconta un po' di confusione, un po' di diversità, un po' di modo nuovo di fare la politica, penso che fosse una cosa giusta, perché la commedia questo deve fare. Il potere è un punto di riferimento importantissimo della commedia. Da molti anni non si fanno delle commedie, si fanno dei film di grande denuncia, dei film di moralismo sulla politica, dei film che vogliono fare cadere i governi, che vogliono annientare delle persone.
ma non si fa la commedia sulla politica. E questo è un film che, nella sua semplicità e senza moralismo, perché non era assolutamente le nostre intenzioni, anche con uno sguardo critico ma anche affettuoso per simpatia delle fragilità, delle debolezze, dell'impreparazione, di un certo modo di essere di oggi della politica, fa un quadro di quanto forse sono poco preparati, pronti a cambiare, non hanno più ideali, sono pronti a tutto. C'è un ritratto generale che non va solo al governo, come può indicare il titolo, è un piccolo ritratto buffo della commedia. E io sono felice di aver fatto una piccolissima cosa insieme a Marco, che lascia un piccolissimo segno su come la commedia italiana guarda questo paese in questo momento. Detto questo, gli attori in questo film sono straordinari, perché sono saliti tutti di livello nel momento in cui si sono dovuti confrontare con il dialogo, i ritmi teatrali, la recitazione. Li trovo tutti veramente bravissimi, bravissimi, proprio non saprei chi escludere da questa. Poi è un'operazione fatta forse con l'affetto del ricordo di Carlo, che a mio modestissimo parere è venuta bene, delle quali sono fiero.